Ciao ragazzi, oggi affrontiamo il test dei Navy SEAL italiani, gli incursori. Un test veramente devastante, composto da 9 prove. Alcune prove sono sbarranti, il che significa che se non le superiamo non abbiamo passato il test, siamo out. E ad ogni prova viene assegnato un punteggio con un massimo di 30. Cominciamo a scaldarci e partiamo con la prima prova. Via. Siamo pronti per la prima prova, che consiste in 5.000 metri a corsa. Siamo in pista, quindi 12 giri e mezzo, e partiamo dalla partenza dei 200 metri, mezzo giro e 12 giri. Per superare questa prova dobbiamo completarla in almeno 25 minuti e 30 secondi. Questa prova rientra fra quelle sbarranti, vuol dire che se non la superiamo il nostro test finisce qua e non l'abbiamo superato, quindi concentrazione. Dobbiamo impegnarci. Dai. 3, 2, 1, via! Come è andata? Buona. 17 minuti e 10. Terminata. Veramente devastante, perché poi c'era quest'aria fredda che ti entra nel petto e rende più difficile la prova. Comunque sono soddisfatto. Adesso aspettiamo Jacopo e vediamo che tempo ha fatto. Morto. Adesso test sui 200 metri piani. Sono morto. Il tempo minimo per passare la prova è 34 secondi, mentre il punteggio massimo lo faremmo se facciamo meno di 25 secondi. Tempo veramente duro, comunque c'è da dire che questa prova non è sbarrante, a differenza dei 5.000 metri, e comunque vediamo di dare il maglio. Il maglio. Il maglio. Diamogli il maglio. Abbiamo visto tra massimo e meglio. Posto. Via. La velocità non è proprio il punto forte dei triatleti, però fa bene anche fare un po' di velocità, perché può capitare magari in gara che dobbiamo fare una volata all'arrivo, quindi bisogna essere anche veloci. E però sta prova è stata dura, quasi quanto il 5.000. Per me è più duro il 5.000. Tempo per me 27 secondi e 7 decimi. Per me 30 e 5. E come sempre i punteggi a fine video. Adesso la prova consiste salto in alto, visto che al campo di atletica non abbiamo trovato il saccone, ci siamo attrezzati con due bastoni, scotch di carta. Se riusciamo al primo tentativo a saltare 1,20 m abbiamo 30 punti. Al secondo e al terzo tentativo si va a scalare di punteggio, e se non riusciamo a saltare in nessuno dei tre tentativi il 1,20 m, la prova è fallita. Ora montiamo la nostra asta e poi saltiamo. 1,20 m, 1,19 m.
Vabbè, qui c'è le zolle che vi prendono nell'incontro. Ruido! Al primo colpo! Bella Roma! Hai registrato? Sì! Allora no! Basta, basta, salvo, salvo! Zero tecnica proprio! Zero tecnica! Non ci imitate a fare il salto! Tutto cuore! Primo tentativo, subito! Luca! Siamo arrivati alla prova dei piegamenti sulle braccia, minimo 20 per passare la prova, massimo punteggio se facciamo più di 65 piegamenti. Le regole sono che non ci dobbiamo mai fermare. Perché la flessione sia valida bisogna toccare con il petto per terra. Io metterò la mano sotto il petto di Luca per controllare quando tocca con il petto e conteggerò ogni volta che tocca. In più bisogna anche stendere completamente i gomiti. Quindi cominciamo. 2, 1, 1. Due, 30, 39, vai, vai, vai. 40. Oh, non male, eh. Non sarà facile battere il Borgia stavolta. Buono, dai. Come mai ti sei fermato? Ce la facevi più? Non lo so se forse continuare un altro po', ma dopo un po' non sale. Non sale. Vabbè, è arrivato 40. Il mio turno. Hot, 48. Buono. Prova delle flessioni terminata. Jacopo ha sempre il fiatone, abbiamo appena finito. Prima di passare alla prova delle trazioni, vi ricordo di iscrivervi. Tutte le volte che facciamo questi video fatichiamo tantissimo. Io sono veramente provato dalla prova dei 5 km, quindi sosteneteci, andiamo avanti con le prove. Le ripetizioni vengono conteggiate quando superi con il mento la sbarra, okay, e quando stendi completamente i gomiti. Se non stendi completamente i gomiti o non superi con il mento la sbarra, non è contata. La ripetizione non viene conteggiata. Oggi abbiamo una sbarra migliore dell'ultimo test. Non so se vi ricordate il test in Navy Seal. Sbarra con special grip per non perdere la presa. Esatto. Proprio nuova, nuova, neanche rigginita. Sbarra trasparente. Vai Borgia! Sette trazioni, Borgia! Mi scivolano anche le mani. Scivolano? Forse perché... Non aiuta molto. Ha poco grip. È un po' scivoloso. Cioè l'altra sbarra era più brutta. Ma era meglio. Però c'aveva più grip di questa, eh. Uno. Due. Finito. Tre. Quattro. Questo è ancora 12, dai. Mamma mia. Effettivamente durante il test Navy Seal io avevo fatto 13 trazioni e Luca 12, quindi eravamo andati meglio. Ma ragazzi, i Navy Seal non sono nulla in confronto agli incursori italiani che devono fare queste prove. Test della fune. Il test consiste nell'arrampicarsi sulla corda e raggiungere i 4 metri di altezza. Vai. 3,70 metri. Lo faremo partendo con il sedere per terra, in modo che guadagniamo, diciamo, questi 30 centimetri. I've been counting down the days, counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm
counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to focus everything. Quanto dobbiamo stare? 30 secondi. A un minuto? Sì. Ma sei sicura? Sì. Sì. 3, 2, 1, via. Finito? Sì. Adesso superato? Com'è? Vabbè, dai, questo si poteva fare. Sì, questo era fattibile. Ora so. Siete sicuri che sono un minuto? Sì. Questo. Vabbè, basta, muovo. Ora apnea facciamo. Però mi devo scaldare un po' per apnea. Avete un minuto per scaldarvi? No, c'è un minuto, sì. Va. Così. Non puoi riscaldarti. Quanto mi fa? 2 minuti. Scarica? Sì. Io non ce la foto con la scarica. 'Sto sapendo che cos'è la potenza del buco in te, la riserva d'aria. Abbiamo appena finito di girare il video di Natale, se non l'avete visto andatelo a vedere perché è super divertente, ci siamo spaccati, quindi esatto. non vi anticipo nulla, andatelo a vedere. Ma adesso conteggi, analizziamo i risultati del test del GOI. La prima prova erano 5.000 metri a corsa, abbiamo fatti in pista, quindi Luca ha preso 30 punti, sì. Io ho fatto 21 minuti e 45 secondi e mi aggiudico 24 punti, quindi questa sfida Luca ovviamente mi ha battuto, era prevedibile. Poi abbiamo fatto 200 metri, seconda prova, quindi nello scatto di 200 metri Luca ha preso un punteggio di 26,40, io di 22,7. Terza prova, salto in alto con la nostra barra arrangiata, sì. E abbiamo preso tutti e due 30 punti perché abbiamo fatto il salto al primo di tentativo. 1,20 al primo tentativo. Trazioni, disastro. Luca ne hai fatte 7 a pelo per la sufficienza, comunque mi sono guadagnato 19,6 punti, sì, Jacopo sì. Un po' meglio, ne ha fatte 12. Ne ho fatte 12, quindi 23,6 punti. Piegamenti, qua siamo andati quasi alla pari, quindi Luca si aggiudica 23,3 punti, io 24,3. Passiamo alla fune, che abbiamo fatto in realtà in un giorno diverso, perché non avevamo la fune. Abbiamo fatto entrambi 30 punti perché l'abbiamo fatta al primo tentativo. Apnea per me abbastanza male, Jacopo
Jacopo invece è andata bene, quindi mi sa che qui c'è un bel po' di punti di differenza. Infatti e Jacopo è andato oltre 2 minuti, quindi 30 punti pieni, e per me solamente 22,6. Poi galleggiamento, che abbiamo preso tutte e due 30 punti in tranquillità, direi. Sì, questo è abbastanza fattibile. Abbiamo fatto tutti sopra i 60 secondi. Poi la sfida di 50 metri a nuoto, che per me sarà più divertente. Sì, sì. Di una bella sparata. Una sparata a 50 metri. Una sparata al nuoto. Qua ha fatto 27 secondi, esatto. Io ho fatto 26 secondi, abbiamo preso entrambi 30 in questa sfida. E adesso... Oh, finale. Allora, come votazione Luca ha raggiunto 26,8 su 30, io ho raggiunto 27,17 su 30, quindi veramente uno scarto piccolissimo, 3 decimi di punto. Tutto sommato un punteggio niente male, secondo me, da tre atleti ci siamo difesi, si dice. Molto più dura rispetto al test Navy Seal, secondo me. Perché erano più prove e più dure. A sfide siamo 1-1. Test Navy Seals hai vinto te. E quindi ci resta che fare una terza sfida. Sì. Potete anche indicarcela voi, esatto, magari lasciateci un commento. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao, ciao. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use.